Ferale notizia per la regina Elisabetta e per tutti gli amanti dei cani. La razza dei suoi adorati cagnetti è una di quelle indicate a rischio di estinzione per i numerosissimi incroci che sono stati fatti. Ci spiega tutto Maria Luisa Cocozza. L'allarme arriva dalla Gran Bretagna. Una ventina di famose razze canine rischia l'estinzione perché hanno prodotto nell'intero 2007 soltanto poche decine di cuccioli. Tra loro il Glenno Weimar Terrier, il Sussex Spaniel, lo Smooth Collie e anche il piccolissimo Cardigan Welsh Corgi, il cane preferito della regina Elisabetta. Perché scompaiono questi cani? Perché la storia dell'uomo inventa delle mode e plasma le forme e anche i comportamenti delle razze canine. Come scompaiono le minigonne, magari riappaiono anche così le razze canine. Ma non è drammatico quando scompare una razza, anzi una specie animale selezionata in centinaia di milioni di anni per l'evoluzione. Quella è un vero intaccamento pericoloso della biodiversità. Un fenomeno confermato anche dai selezionatori italiani. In Italia gli ultimi dati che l'ENCI ci ha fornito risalgono al 2005 e sono stati iscritti 8 soggetti, quindi veramente molto pochi. Parlo del Siam, avrei piacere che avesse più diffusione perché è un cane bellissimo anche esteticamente e affettuosissimo. Anche da noi quindi le mode contano e come. Secondo i ricercatori dell'Università di Pisa, ben 4 delle 13 razze italiane sono in pericolo. Il bracco italiano, il cerneco dell'Etna, lo spinone e il volpino rosso. Il volpino rosso forse anche era un cane da carrettiere, io lo ricordo, anche un cane che usavano i giostrai. Con il passare del tempo allora vedremo diversi nelle nostre strade, ma una cosa è certa, ne vedremo sempre di più, perché per tanti bambini soli e tanti anziani ancora più soli, la compagnia del cane è insostituibile. Guardare le sfilate d'alta moda.